Oggi si festeggia San Siro, il patrono della città di Pavia. Auguri a tutti coloro che portano questo bel nome. Per molti il nome di San Siro evoca i grandi impianti sportivi famosi a Milano. Lo stadio, costruito nell'anno 1926, prende appunto il nome dal quartiere in cui è sorto, il quale a sua volta lo deve ad un'antica chiesa della zona, appunto la chiesa di San Siro alla Vepra. La Vepra è un corso d'acqua. In questa zona si erano rifugiati i milanesi nell'anno 1162, che erano scampati alla distruzione dell'intera città ad opera del Barbarossa. Chiesero protezione al loro santo San Siro, concedendo una speciale risarcimento morale al protettore della città di Pavia, che essi stessi avevano a lungo dominato ecclesiasticamente. Vissuto intorno alla metà del IV secolo, è stato il primo vescovo della città di Pavia, quando questa dipendeva ecclesiasticamente da Milano. Più volte capitale, dal VI secolo all'XI secolo, Pavia male sopportava la sua sudditanza ecclesiastica nei confronti di Milano, il cui arcivescovo consacrava fin dalle origini i presuli destinati a quella diocesi, considerata una diocesi minore. È così che nascono alcune leggende sulla vita e le opere del primo vescovo della città del Ticino. Tra queste spiccano quelle riferite dall'anonimo autore del De Laudibus Papie, uno scritto dell'anno 1330, che a sua volta attingeva a uno precedente, cioè la vita di San Siro, scritta alcuni secoli prima, allo scopo di rompere ogni legame della diocesi di Pavia da quella della città di Milano. L'intenzione era chiara: vantare la supremazia della chiesa di Pavia, la città scelta come capitale del regno longobardo e rivale in prestigio alla città di Milano. La città del Ticino aveva origini antiche, era già florido centro commerciale della Gallia quando Cesare la eresse in municipio nell'anno 49 a.C. Quando venne scelta dai Longobardi come loro capitale, raggiunse una notevole importanza militare, ma anche politica e culturale. Fu in questi momenti in cui iniziò l'antagonismo con Milano, essendo Pavia diventata l'ultimo focolaio della resistenza ariana all'evangelizzazione dei vescovi ambrosiani nel processo di cristianizzazione dei Longobardi. Seguendo l'esempio di Aquileia, che era giunta all'apice della sua potenza patriarcale, aveva retrodatato la nascita del suo protovescovo Emacora, per poterlo dire discepolo dell'evangelista Marco e consacrato da San Pietro, anche per il protettore di Pavia, si cercò una storia che permettesse di dare un'origine apostolica alla propria diocesi. Nacque così la leggenda secondo la quale Siro sarebbe il giovanetto Galileo che nel racconto evangelico della moltiplicazione dei pani porse a Gesù i pani e i pesci, ossia la sua merenda, grazie alla quale avvenne, ricordate, il noto miracolo. Infatti erano molti i bambini che seguivano Gesù mentre egli predicava in Palestina. Siro, crescendo, non si staccò mai più da Gesù, ricordando il giorno in cui la folla miracolosamente venne saziata da Gesù, tanto da avanzare ancora delle sporte di pane. Divenuto grande e partito dalla Palestina per venire appunto in Italia con San Pietro e San Marco, Siro avrebbe sostato ad Aquileia, dove sarebbe stato consacrato vescovo e inviato a evangelizzare. La loro predicazione avrebbe poi raggiunto le rive del Ticino, la città di Verona, la città di Brescia, Lodi e la stessa Milano. Malgrado la biografia del santo presenti dati cronologici un po' contrastanti,
questo non diminuisce i suoi meriti davvero indiscutibili, che risiedono nell'essere stato uno dei più importanti e seguiti evangelizzatori di tutta l'Italia settentrionale nel periodo di diffusione del cristianesimo. Al Santo Vescovo sono dedicate numerose chiese e a lui sono intitolate diverse istituzioni civili. San Siro viene raffigurato in abiti vescovili con la croce. La più antica rappresentazione risale al X secolo e si trova a Pavia, mentre un mosaico del santo si trova nella Basilica di San Marco a Venezia. Nella Certosa di Pavia, Antonio Busti, detto il Bambaia, ha realizzato alcuni altorilievi, un ciclo in 6 tondi, che illustrano gli episodi della vita del nostro santo San Siro. Tra questi anche l'episodio della liberazione di un ossesso e il miracolo di Verona. Il miracolo, cioè, della bambina di Verona è raccontato unicamente dalla cronica del VIII secolo. Avvenne che durante il passaggio di San Siro dalla città di Verona, il santo sarebbe stato avvicinato da una povera vedova in lacrime che lo scongiurava di ridare la vita alla sua bimba già morta. Il santo alzò la mano destra, benedisse la bambina e questa si risvegliò dal sonno mortale. Ecco, noi nella festa di questo santo amato da tante città, ma soprattutto dalla città di Milano, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. Donaci, Signore Gesù, di accogliere con te e in te il dono di Dio che viene a visitarci in ciascuna delle sue creature. Fa che sappiamo vivere il riverente rispetto verso tutto ciò che esiste, nella sobrietà della vita, nella meraviglia del cuore, nella gratitudine sempre nuova dell'amore. Venga il tuo spirito in noi e ci contagi la gioia della festa. Sia essa il continuo inizio della nostra vita, solidale col gemito e la speranza di tutto il creato. Sia il tuo spirito, riposo e pace del nostro cuore, desiderio di santificare il tuo giorno nella riconciliazione con tutte le creature, memoria grata dei tuoi benefici, esperienza gioiosa della vita eterna che il tuo dono ci fa già pregustare nel tempo. E mai si spenga in noi l'ardore dell'attesa di quei cieli nuovi e di quella nuova terra in cui Dio sarà tutto in noi e il mondo intero sarà la sua patria. Amen. Alleluia.